Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Nel momento in cui stiamo registrando questo video sono pochi minuti che è passata una tromba d'aria sul nostro paese e come ben tutti abbiamo potuto constatare la violenza di queste bombe d'acqua che mettono a dura prova tutti i nostri edifici e i nostri servizi del paese. Abbiamo avuto segnalazioni di diversi tombini che non tiravano acqua e purtroppo la portata e la quantità di acqua non permette ai tombini di lavorare nel modo efficiente come dovrebbe essere. Molti edifici si sono allagati a causa di questa tromba d'aria o di bomba d'acqua, chiamiamola come vogliamo. Tra questi edifici anche gli uffici del comune, infatti poco fa abbiamo avuto problemi di allagamento anche noi, quindi bisogna constatare con amarezza che purtroppo siamo tutti su questa barca, dobbiamo subire tutti di questi cambiamenti climatici e dobbiamo impegnarci tutti quanti per far sì che questo cambiamento non diventi catastrofico nel vero senso della parola. Abbiamo potuto notare sui social network segnalazioni di erba alta, di privati che va su strada, carreggiate, cose varie. Ecco, anche qui ci tengo ancora una volta a ricordare e a sottolineare che le segnalazioni, il miglior modo e più efficace per farle è quello di scrivere al protocollo del comune di Fagnano Lona. Non è vero che se qualsiasi cosa arrivi al protocollo non venga poi, non abbia un seguito e non ci siano delle risposte. Sappiate che ogni cosa che arriva al protocollo deve seguire un percorso, deve avere un obbligo di legge, tra l'altro, per essere eseguita, e quindi avere anche una risposta. A una domanda poi arriva una risposta e una conseguenza. Quindi invito tutti, per una maggiore efficacia nel rispondere alle vostre esigenze, bisogni e segnalazioni, a scrivere al protocollo del comune. Piano asfaltature 2023, quindi tra poco inizieranno i cantieri per asfaltare alcune vie del paese. Sono stati stanziati quasi 150.000 euro e le vie che verranno asfaltate sono queste che vi vado a leggere: via Balzarini, via Cellini, via Kennedy, via Milano, via Ortigara, via Venegoni e via Vittorio Emanuele. So già che sicuramente qualcuno farà presente che questa via è più conciata di altre rispetto a quelle segnalate in questo video. Vi ricordo che vengono fatte valutazioni sulle strade da asfaltare. Non è detto che nei prossimi anni anche le strade che voi segnalate verranno asfaltate. È obiettivo di questa amministrazione quella di andare a sistemare e a fare una manutenzione più concreta e più in ordine di tutte le strade del paese, soprattutto quelle malmesse. Mentre il ripristino dei lavori della fibra che hanno rovinato le nostre vie del paese verranno fatti al mese di settembre, questo quanto è stato garantito dalla ditta appaltatrice. Per gli eventi della settimana ricordo che sabato 22 alle ore 18.30 parte all'area feste la prima edizione della corsa non competitiva a tutta birra. Sarà possibile iscriversi entro le ore 18.15, dalle ore 19 sarà attivo lo stand gastronomico con birra volontà e dalle ore 21 la combricola del Blasco allieterà la serata. È una manifestazione organizzata dall'associazione Amici dell'Asilo, il ricavato andrà al centro aiuto per la vita e all'asilo, la scuola materna di piazza Alfredo di Dio. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, spero un po' meno piovoso di questa giornata, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.